la storia di Spalletti. Ma uno scudetto del Napoli, diglielo tu, Ligorio, quanto vale uno scudetto del Napoli? Ciao Diego! Ciao ragazzi, un saluto a tutto lo studio, che bello rivedervi. Ma ascoltami, ma noi vorremmo rivederti di persona, aspetta, volta venivi qui in studio. Dai, quando è che vieni? Hai ragione, ma torno in studio. Diego, aspetta. Poi al mattino svegliarsi alle 6:30 sono cazzi solo. No, hai ragione, signor youtubering. Diego, ti devo chiedere una cosa, ma di solito c'hai magliette, magliettine. È vero! Stasera con sta felpa anonima. Sei un po' anonimo. Che cos'è successo? Oh, raccontacelo, racconta. Dietro di me, quello è standard. Ma io ti vedo sempre o con le felpe o con le magliette, con gli scudetti. Ce l'ho nella pelle l'Inter. Quindi... Che è successo? Dai, perché fa freschino, sinceramente. Sì, e non hai una felpa dell'Inter. Senti, c'è Leonora che ti vuole chiedere una cosa, Diego. Leonora è una nota tifosa dell'Inter. Non è sì, sì, dell'Inter. Ciao, Diego. Come stai? Ciao, Leonora. Ciao, piacere. Non ci conosciamo, però. Adesso vi conoscerete. Stasera ti martella. Non partiamo così, però. No, allora, a parte che in studio vogliono che io e te litighiamo, no, sto scherzando. Però so che tu sei tifoso dell'Inter, giusto? Sì. Sì, abbastanza, direi. Sfegatato. No, ti volevo dire, come il derby com'è andato? Leonora, il derby è andato... È andato. Io guarda, ho fatto anche un video. Ho detto: io adesso capisco tanti milanisti, perché io ci sono rimasto male. E per un derby, figurati per sei derby, come stavano i milanisti. Quindi il derby è sempre il derby, cara Leonora. Io ne ho visti tanti, anche quando il Milan appunto vinceva le coppe. Noi arrivavamo che eravamo stra sfavoriti, e magari qualche derby lo portavamo a casa, perché poi il derby è sempre una partita a sé. Quindi è stato giusto così, il Milan ha messo la fame, il sangue agli occhi e tante motivazioni che l'Inter non ha messo, quindi bravi, bravi voi, assolutamente. No, ma oltre alla motivazione, che io appunto volevo, a parte le battute, farti ragionare su questo, non è che il Milan già si sottovalutava, cioè nel senso siete scesi in campo e avete detto, ma sì, il Milan Fonseca ha messo il 4-2-4, una formazione scoperta, perché poi sulle fasce Leao, se aspetti che corre indietro in difesa a difendere, salutiamo. Quindi cioè, non siete già partiti con un piede forse più avanti? Non lo so, dico io, penso. Ma io, cioè, si poteva presupporre, no? Il Milan era l'ultima spiaggia, i tifosi non volevano neanche più vederlo Fonseca, praticamente, era già quasi esonerato. E questo 4-2-4, leggevo già di milanisti che, ma io ti parlo dei tifosi milanisti, a livello di Inter qualcuno mi ha dato quella sensazione, qualcun altro che è entrato in campo no, tipo Di Marco ha messo la solita cazzimma, chiamiamola così. Ad esempio oggi ho fatto un video contestando per l'ennesima volta, perché a me queste cose non mi piacciono né da una parte né dall'altra, io non lo sapevo neanche, l'ho scoperto il giorno dopo, di un post di Çalhanoğlu che prima della partita aveva messo 2 stelle contro una, cioè queste cose qui poi le devi dimostrare in campo, le devi dimostrare le 2 stelle, io sono sempre di quell'avviso, è per quindi questo che non sarà mai un campione. Il Milan ha fatto quello che fa l'Inter di solito nei derby, quella pressione iniziale con qualche tiro e poi viene fuori il gol. L'ha fatto il Milan, l'Inter era rientrato in partita, io pensavo che nel secondo tempo sinceramente fosse diverso, in realtà solo Milan. Poi Inzaghi non ha aiutato anche lui un po' con i cambi. Diego, posso dirti una cosa? No, hai citato Çalhanoğlu. E questo è il motivo per cui non sarà mai un campione, perché si paragona a De Bruyne, perché prima dei derby mette a disposizione del web materiale per i meme, cioè un campione si vede anche da queste cose qui, indubbiamente è un ottimo giocatore, però quello step lì lo fai anche di testa. Ma io, guarda, io la sta roba qui la contesto da 3 anni, perché poi la portiamo avanti, e un derby è già acceso di suo, non c'è bisogno di accendere ulteriormente, però qui poi lo dico anche da parte milanista. Cito un episodio Diego, perdonami se ti interrompo. Leao che va a prendere la bandierina e mette la maglia sulla bandierina,
e arriva Abraham e gliela toglie, gli dice smettila. Questo cioè, però quella se... è leadership. Quella è la linea. No, ma io non sto parlando quello, di quello Leao. Vuol dire essere anche mentalmente forte. Attenzione, io non sto parlando di Leao. Io sto parlando del signor Gabbia che fa il dito medio verso la curva. Sto parlando di Teo Hernandez che fa così verso i tifosi dell'Inter. Ci sono anche altre cose. Ci sono poi dei festeggiamenti di due anni fa contro Çalhanoğlu, dove Ibrahimovic dirigeva un coro contro Çalhanoğlu. Queste cose, attenzione. Però Diego, da persona tifosa ma allo stesso tempo imparziale, ti dico Di Marco allora col megafono quando ha insultato De Hernandez, lo striscione di Dumfries. Vabbè, potremmo andare avanti all'infinito, Teo, ma la bandiera, sì, voglio, spiegare questa sì, cosa Leonora, sulla bandiera, sul dopo, calcio d'angolo. Leao ha messo la bandiera perché stessa cosa era stato fatto nel derby vinto dall'Inter il 22 aprile. Quindi voglio dire, il derby è così, secondo me i social, e io parlo anche di Leao, io ci metto dentro anche Leao chiaramente, però sinceramente da quel punto lì, da quel punto di vista, in quella giornata nessun milanista giocatore si era permesso di fare, di lanciare battute spiacevoli. Çalhanoğlu si è svegliato, il suo editor ha messo quelle cose, mi cade un po' in basso. Infatti ha fatto, infatti guarda, è mezzanotte, te lo dico dentro, ha fatto una cazzata. Oh, senti Die, allora ti voglio chiedere, rapida successione, se c'è un caso Lautaro, perché Lautaro adesso non segna da tanto tempo, ne abbiamo parlato durante la settimana, poi l'Inter gioca sabato alle 3 a Udine, e poi se l'assenza di Barella complica i piani. Prima di queste due domande però Die, leggo dei messaggi, devo andare in pubblicità e al rientro ti rispondere. Allora, sono Giuseppe, dite alla signorina che se anche Milan ha vinto 7 Champions noi non siamo mai andati in B. Va bene, ma iniziamo con le tarantelle. La storia, ok. Eleonora, cosa ne pensi di Abraham? Dopo le rispondi. Daniele da Milano, Eleonora, per me vinci tu lo scudetto. Parlando di Conte, il fenomeno che scappò per colpa dei ristoranti troppo cari, perché non fate un bel tabellone dei risultati di Champions di Conte? Lo conosciamo tutti. Un caro saluto agli Giuntoli che si erano sfogati contro Giuntoli, che aveva piazzato il palladino argentino a 30 milioni alla Roma. Bruno Juventino parla di Sulè. Poi su YouTube Diego non dice nulla su Acerbi che va a muso duro a fine partita da Magnan, che sta festeggiando per i fatti suoi Enrico Casetta. Poi dopo gli faccio rispondere, ma raga basta col derby perché dobbiamo passare oltre. Poi ci sta perché è un chiaro salutatemi Eleonora, parlare di Leao. Eugenio, fatemi arriviamo Leao. Eleonora non ha tutti i torti, il Milan dei bei tempi metteva i brividi nelle serate di Champions, le altre squadre italiane non davano le stesse emozioni. La Minetti Compagnieri è l'unica tifosa del Milan che può capire parlare di Milan, va bene, la facciamo parlare infatti anche per questo, invece di parlare sempre male di Leao. Tranquillo, non ho ancora iniziato. Adesso arrivo subito. Ma tra poco ci arriviamo. Non ti preoccupare, se, arrivo subito. Tanto sono gli stessi tifosi del Milan che parlano male di Leao. Perché non parlate male di Vlahovic e Douglas Luiz o dell'Inter? Sempre parlato male di Vlahovic personalmente e continuerò a farlo. No, ma è dall'inizio della settimana che abbiamo fatto titoli solo su Vlahovic e Douglas Luiz. Questo vuol dire che ci sente. Parlo male di Vlahovic. Perfetto, facciamo così: pubblicità e tra poco ritorniamo con le risposte di Diego su Lautaro e l'assenza di Barella con chi viene sostituito, ma anche tutti gli ospiti li coinvolgeremo. Dai, a tra poco. Ha detto conduttore, non cambiare quello che scrivo. Ho detto che Minetti e Palmieri non c'entrano nulla a parlare di Milan. Felice il nome, Franco il cognome. Va bene, allora Felice, guarda, solo per te allora... Senti cosa fa Diec, ascolta bene cosa fa Eleonora. Allora Felice, Franco, preparati. guardami bene e preparati. Io da oggi non voglio più parlare di calcio, ve lo dico anche a voi. Diventerò una cantante. No. Inizio così. No. Sesso e gabbia. Ah, scusate, non siamo troppo diversi. Ragione, come sesso e gabbia. Se torna a vincere un derby dopo 6 persi, ma la fate festeggiare? Mi fate festeggiare? Festeggiare. Ma il problema è che Eleonora dice questo e Cantella la sta un po' perculando perché dice dopo 7 derby è anche arrivato sei. Un po' giusto, sei, ha ragione, sei. Scusami, mi sono perso il tema essere il settimo. Esatto. Pensa, Cantella. Dimmi, pensa a me al sesto derby vinto con lo scudetto in faccia alla seconda stella, come potevo cantare e ballare. Immagino. Quindi, infatti, conoscendoti me lo immagino.
E infatti hai ballato, ma la festa è finita perché non c'è più Pioli in panchina. La festa è finita e viva la vita, cantava il buon Rino Gaetano. Ho capito, no, la festa è finita, ho capito, ma è dall'inizio della trasmissione che parli di sette Champions e non posso parlare del mio scudetto di aprile. La festa ma è finita, tu puoi parlare e io infatti ti dico sesso e gabbia, sesso e gabbia, come sesso e gabbia. È stupenda sta cosa, guarda, sì, guarda come li abbiamo ridotti. Hai visto? Una volta erano loro quelli che vincevano. No, più che altro come li avete resuscitati. E anche quello è vero, Die. Ascoltami, guarda, c'è un caso Lautaro e Barella con chi viene sostituito? Beh, Barella teoricamente con Frattesi, anche no, perché hai un Mkhitaryan che lo stiamo vedendo partita dopo partita, quindi deve giocare Pio, però anche Tilinski ha dimostrato tipo a Manchester che ha fatto un ottimo primo tempo, poi man mano è calato, quindi deve trovare anche lui la condizione. Aslani, lui continua a provarlo come play, secondo me è snaturato, non si trova, in più quando lo mette non con altri due titolari, ma stravolge completamente. Io lo proverei come magazziniere Aslani, lo vedo bene. io lo metterei come mezzala, come gioca nell'Albania. Beh, c'è un caso Lautaro prima di lasciarti andare? Ma ogni anno c'è un caso Lautaro, si ferma ogni anno due mesi, speriamo che sia questo il suo periodo che si è fermato e che si sblocchi, cosa ti devo dire? Io Lautaro veramente non ho parole, perché è un giocatore fenomenale per quello che dà in campo, per quello che dà per la maglia, ancora prima di essere capitano, per i gol che fa, perché segna un po' in tutte le maniere. Ha fatto una giocata nel però sul ha questo gol blocco bellissimo ogni anno. Cioè io l'anno scorso, ad esempio, a come andava l'Inter, ero convinto che Lautaro non si fermasse, si è inceppato anche l'anno scorso, quindi è la classica cosa di Lautaro. Lui per le sue pause. Per dare quello step in più deve svoltare su sta cosa, perché poi numericamente sono tre anni che va a più di 20 gol, l'anno scorso 25, però è perché magari te ne ha fatti 4 con la Salernitana e c'ha quel periodo di buca di 5-6 partite. Speriamo certo, che si sblocca. Certo, allora io volevo dire, scusami, prima di lasciarti andare, perché poi mi piacciono alcuni messaggi, cioè proprio... Diego dice di essere competente. Beh, paragonare Barella con Frattesi sono due mondi diversi. Ma non li ho paragonati. Gli abbiamo chiesto che deve giocare al posto di Barella. Qualcuno dovrà giocare al posto di Barella. Cosa fanno a giocare in 10? No, ma poi veramente, no, questi qua ti danno 10 anni. Oh. Mettere in bocca delle cose che io non ho detto. Io solo ho detto, beh, sicuramente al posto di Barella giocherà Frattesi, perché quello è il cambio, no? E Zielinski dovrebbe sostituire è difficile la comprensione del testo è una delle cose più difficili che esistano. Ma io sono 8 anni che combatto sui social su queste cose. No, ma aspetta, poi te ne leggo un altro, dire, tu non c'entri. Tipo, ma come si fa ad invitare la Minetti per il Milan a calcissimo? Non è mica lo zecchino d'oro, è milanologo tutta la vita. Ma chi è che ha detto che Milanologo non viene? Ognuno è il ma suo. Chi ha detto che Milanologo non viene? Ma perché non può venire lei? Ma cioè, io canto! Non mi va bene! Lei è come Laura Pausini, io canto, facciamo un brand medley stasera! Oh! Io e lei stasera! Ecco. Eccoci! Peggio mi sento, perché? Beh. Ma invece di migliorare la trasmissione peggiorate sempre di più. Il calcio è di un'altra cosa. Cambia canale. Stai peggiorando tu pure assieme a noi, ma sei un fenomeno. Cambia canale. Va bene, Diek, ti lascio andare, è stato un piacere. Ciao Diek, un abbraccio. Ciao Diego. Grazie a Diego Ligorio. Ragione Eleonora. Oh, hai visto, abbiamo creato una friendship. Una sinergia. Ciao. Sinergia.